L'Eurospin Torres vince il secondo confronto diretto consecutivo e dopo il Tavagnacco batte anche la Reggiana. 2-1 il risultato finale è più che giusto per quanto prodotto dalle due squadre in campo. Nel primo tempo la Torres si presenta con un 3-5-2 a fronte del 4-4-2 della Reggiana. Le ospiti hanno avuto il merito di chiudere tutti i varchi, ma giocando nella loro metà campo hanno sacrificato la fase offensiva, praticamente inesistente. Nel secondo tempo, dopo 12 minuti, ci pensa Tamara Pintus, con un gran gol dalla distanza, a rompere gli equilibri. L'1-0 rinfranca le sassaresi, che attaccano con più decisione tra le maglie amaranto ora più larghe. Arriva così anche il 2-0, deviazione di Pintus in aria e sottoporta Fuselli firma il 2-0 che praticamente chiude l'incontro. Solo da questo momento la Reggiana prova ad impensierire la difesa torresina, che regge l'urto e concede il gol della bandiera alle amaranto solo nel recupero grazie alla conclusione di Costi. Con questo successo ora la Torres rimane capolista solitaria della Serie A femminile di calcio.